E ora guardate, basta dare un colpetto che in mezzo ai due re neri arriva una carta che è esattamente la tua. Ora vi faccio vedere un altro sandwich, un altro modo per fare il sandwich che è, in realtà sembra difficile ma in realtà è automatico. Vi faccio vedere qual è. Utilizzo sempre i due re neri. Chiedo allo spettatore di selezionare una carta, la guarda, la ricorda, ok? Si va a lasciare qui. Chiedo cortesemente allo spettatore di prendere così i due re neri, di controllarli che non ci sia niente. E ora fai attenzione perché vado a prendere così i due re neri, li lascio sulla cima del mazzo ma sporgenti. E ora guardate, basta dare un colpetto che in mezzo ai due re neri arriva una carta che è esattamente la tua. Questo è molto figo, è super visuale d'impatto e in realtà è veramente semplice. Vi faccio vedere come si fa. Ragazzi, ci tengo a dire che questa lezione arriva direttamente dalla mia scuola di magia online. Ogni mese ne pubblico qualcuna per farvi vedere che cosa c'è all'interno e come sempre vi ricordo che se volete imparare la magia a partire dalle basi fino alle cose più avanzate, attraverso centinaia di lezioni dedicate a tutti gli stili di magia e attraverso decine di insegnanti professionisti, potete trovare tutte le info cliccando il link in descrizione. Vi aspetto. Come prima cosa facciamo apparire i due re neri come vogliamo, ok, li lasciamo sul tavolo, chiediamo allo spettatore di selezionare una carta, mettiamo caso il 4 di picche e con la scusa di dire controlla i due re neri, io vado a mettere il break in questo modo e faccio un pass e porto la carta scelta in cima. In realtà è facilissimo, cioè perché gli diciamo controlla pure le due carte, i due re neri, ok, qua facciamo un miscuglio, tac, e abbiamo la carta controllata in cima, ma possiamo controllarla in cima con qualunque metodo. Andiamo a mettere i due re neri in cima, prendiamo un break su tre carte, quindi contiamo, con la scusa di dire guarda li vado a mettere sporgenti. In realtà io qua ho messo tre carte sporgenti, quindi è, e vado a lasciare i due re in cima, però guarda li vado a mettere sporgenti e io qui ho messo tre carte in questo modo e vedete che le vado a mettere in questo modo, sono tenute con il pollice, le altre dita non ci sono, non tengono le carte sotto, tiene solo il pollice e guardate che figata. Ora gli devo fare questo gesto, il medio deve colpire questo angolino abbastanza forte, non troppo perché sennò le carte voleranno, ma anche qui con un po' di allenamento capirete la giusta forza, in modo tale da far uscire di lato due carte. Vedete? Qua ci sono allineate due carte e questo è automatico. Sono così, do un colpetto, qui le due carte escono lateralmente, rimangono allineate, ma ovviamente le lasciamo allineate per poco tempo perché immediatamente prendiamo con queste dita tutte e tre le carte. Con il mio pollice trattengo il re di fiori, in questo caso il re sottostante, e con queste dita trattengo la carta scelta e vado verso l'alto. Tac. Automaticamente la carta la metto esteriormente in outjog e faccio vedere che in mezzo è arrivata la carta scelta. Ovviamente questo va fatto abbastanza veloce, quindi sono così, do il colpetto, prendo e faccio vedere che arriva in mezzo. Questo è molto magico, vi potrà sembrare difficile all'inizio ma in realtà è automatico. Sono così, colpetto, trattengo con queste dita in questo modo, pollice sopra, pollice contatta le due carte, trattengo il re di fiori in questo caso, vengo verso l'alto. La carta esce, la metto in outjog, torno indietro con l'altra, creo l'immagine e ci sei. E ci sono. Fatto l'ultima volta velocemente, tac, tac, è questo. Voilà, questo era un altro sandwich, un po' più complicato ma sempre molto facile.